E bentornati con My Sims Agents. L'ultima volta abbiamo incontrato Paul lo Yeti, che è stato trasformato così per colpa di Morcobus per un suo esperimento andato poco a buon fine. E in questa parte cercheremo di scagionarlo per raccontare la sua versione dei fatti. Quindi intanto parliamo con lui. Paul, ancora qualche altra domanda? Hai un alibi? Stamattina ho portato Wolf a passeggiare, ma dubito che lui potrà garantire per me. Sì, forse un lupo non è un grande alibi. Ottimi animali d'appartamento. Da caverna. È molto reale, anche se il suo ululato mi distrae, soprattutto durante le telenovele. Ho qualche altro domanda per te. Perché la gente Marshall ti ritiene colpevole? A parte il fatto che sono un Yeti terrorizzato? Forse ha qualcosa che ha a vedere con il mio passato? Il tuo passato? Ieri avevi accennato qualcosa, sei dirmi che qualcosa che può essere utile? Tutto quello che è successo prima di venire qui è distinto. E l'ultima volta che ricordo è una grande rabbia e poi una lotta. Va bene, Paul, cercherò di sapere qualcosa all'agente Marshall. Rosalind sa qualcos'altro sul sordido passato di Paul? Sai qualcosa sul passato di Paul? Non è la prima volta che sento parlare di Paul Wiesenau. Insomma, Paul V. È nel mirino dell'agenzia da anni. È ricercato per qualcosa? Oh sì! Anni fa distrusse il laboratorio in un accesso di ira. Poi scomparve. Dire che la giustizia l'ha finalmente raggiunto. Davvero? Paul sembra gentile e tranquillo. Faccio fatica a credere che abbia distrutto qualcosa. Per non parlare di un intero laboratorio. Controlla gli archivi dell'agenzia. Puoi consultare il computer dello chalet. Posto che Paul non l'abbia distrutto. I rapporti ufficiali dell'agenzia confermano quel che dice Rosalind? Il caso sembra risolto. Presto ne è tornato il colpevole e il colpevole in arresto. Immagino che dovrei ringraziarti dell'aiuto. Non credo che le cose siano semplici. Prima di accusare Paul ci servono prove concrete. Beh, allora buona fortuna. Io resterò qui a tenerlo d'occhio. Oh, mi sembrava che mi era suonato il telefono del gioco, però. Lei non può sapere niente. E quindi sì. Andiamo allo chalet. Che dov'è? Qua? Sì, è qua. Lui non c'entra niente, vero? Non può sapere niente. Che ne pensi dell'attacco allo chalet? Vabbè, non ha niente da dire, praticamente. Intervistiamo lui. No! Hai qualche idea su cosa è successo allo chalet? Come faccio a saperlo? Sono scappato dallo Yeti a gambe levate. Sono rimasto nella sua caverna per una notte e un giorno. Paul ti ha tenuto prigioniero nella sua caverna? Sì, era a sinistra, vuota e buia. Mi ha fatto perdere i sensi e mi ha strappato la maglia. Ieri nella caverna dello Yeti e non c'era traccia di te. Aspetta, cosa? Nella sua caverna? Forse sulla montagna ci sono due caverne dello Yeti. Ne hai visto uno solo, come hai fatto a fuggire? Lo Yeti mi aveva legato, ma quando stamattina è uscito sono riuscito ad allentare le corde e a scendere di corsa giù per la montagna. Ho qualche altra domanda per te. Beh sì, non mi sarei certo presentato in quel modo. Ho infilato la maglia strappata fra i miei bagagli prima di uscire di corsa e avvertire tutti. Ti dispiacerebbe mostrarmi la maglia strappata e i tuoi bagagli, giusto per confermare la tua versione? No, non sono obbligato a mostrarti un bel niente. Il pericolo qui è lo Yeti, non io. Bene, scoprirò cosa è successo senza il tuo aiuto. Dovrei controllare i bagagli di Preston per confermare la sua versione. Asd. Vediamo se quello che dice Rosalind è vero. Ho trovato i documenti di Rosalind sul sordito passato di Paul. Ho scaricato il dossier di Paul. Rosalind aveva ragione, ha distrutto il laboratorio prima di sparire. Peccato, una prova in più di Paul. Va bene, cerchiamo i bagagli suoi. Qui
non ci sono camicie strappate, ma questo registro contabile è interessante. Preston è l'amministratore di una fabbrica di acqua minerale? Devo sapere più su Preston nella fabbrica di acqua minerale. Preston? Preston? Un uccellino mi ha detto che sei un magnate dell'acqua minerale. Acqua minerale? Hai frugato nei miei baielli? Come osi? Voglio solo sapere su quel che hai sentito è vero. Cosa? Beh sì, possiedo una fabbrica di acqua minerale. Chi è che non è una? Io. Grazie alla collaborazione. Ok, non volevo sedermi. Volevo esaminare. Un'autentica lampada Yeti. My God. Va bene. Direi che dobbiamo cercare altre prove. Direi di sì. Lei non ne può sapere niente, vero? Sai qualcosa dei piani della fabbrica di acqua minerale di Preston? Naturalmente, Preston Cio diventerà il re dell'acqua minerale. Ha già iniziato a costruire il suo impero. Un impero? Vuol dire che possiede già diverse fabbriche? Sì, ma sta cercando di costruire un altro proprio sopra la fonte. Vuole trovare una montagna innevata dove scaturisca acqua cristallina. Per esempio? Questa? Potrebbe essere, so soltanto che Preston tiene tutti i documenti delle sue proprietà in auto. Molto interessante, è preciso. Grazie, Pipì. Quindi Preston tiene le carte in auto, se la ispezionassi forse potrei trovare qualcosa. I casi si fanno più difficili. Ehi, ciao, coniglio. Coniglio delle montagne. Questa è la sua auto? Sembra di più un furgoncino, ma... Dettagli... Questa è la sua auto? Niborgo. Un attimo, interrompo e poi ci risentiamo. Ok, rieccomi. Eravamo qua. Sul parabrezza c'è una multa per divieto di sosta. Da queste parti c'è il divieto di sosta? Mi sa che per i zizi piacciono le auto rosse. Mi sa di sì. Sul costo c'è un atto di proprietà. Sembra che Preston possieda tutto il terreno intorno allo chalet. Preston possiede tutte le proprietà di intorni. Sembra che abbia motivo per voler la chiusura dello chalet. Quindi è Preston il colpevole. Chissà, magari troviamo i suoi vestiti da vandalo Yeti style. Una roba del genere. Ok, altre prove? Lente. Ci sono due simboli. Simboli, vabbè, guarda la pesca. Amico, non trovo altri. Mamma mia, odio le impronte di questo tipo. È andato di qua forse. Ecco qua. Cosa ci fa qui una mazza da baseball rotta? Chissà chi può sapere qualcosa sulla mazza. Chi ha lasciato la mazza nella neve? Dove è finito? Allora, queste cose non sembrano dello Yeti, o almeno credo. Ehi, Paul, riconosci questa mazza da baseball? No, non mi pare di avermi visto mai una mazza. Sulla mazza c'è l'adesivo di un Yeti, hai idea di cosa significhi? No, ti assicuro che non l'ho mai usata. Che sia un articolo ufficiale dello chalet per appassionati? Beh, grazie, chiederò in giro per la mazza. LOL. Ciao Preston, e tu questa mazza da baseball? La mazza? No. Non l'hai neppure guardata, vuoi almeno degnarla di un'occhiata? La guarderò quando la smetterai di trattarmi come un sospetto. Non ho mai detto che sei un sospetto, però ultimamente il tuo comportamento è stato piuttosto sospetto. Torna quando avrai dimostrato la colpa dello Yeti e io ti risparmierò tutte quelle domande che vorrai. Va bene, grazie Preston.
Naturalmente è una delle nuove mazze del baseball che vendiamo per finanziare la nostra squadra nel dopo stagione, gli Yeti. Hai venduto di recente a qualcuno una mazza come questa? Non che io ricordi, ma ne vendiamo talmente tante che chiunque avrebbe potuto trovarne una sulla montagna. Chiunque? Non scopriremo mai chi ha distrutto la vasca. Oh, se la vasca è distrutta ti basterà controllare il filmato della telecamera di sicurezza. Cosa? C'è una telecamera di sicurezza? Certo, sul tetto, l'ho fatto installare l'anno scorso della cassa sicura, però non mi ha mai insegnato a usarla. Grazie Nova, la cerco subito. Riuscirai a recuperare il filmato realizzato dalla telecamera sul tetto? E speriamo. Amico, ti devo chiedere ancora una cosa. Cosa? Come osi? L'interno della mia auto è proprietà privata. Ho solo guardato di fuori. Ti andrebbe di fornire qualche spiegazione? Non c'è nulla a spiegare. Mi piace comprare proprietà. E a chi non piace? E lo chalet, per puro caso, si trova proprio al centro di tutte le altre fabbriche di acqua minerale che hai comprato? Quando i miei affari saranno di dominio pubblico, sarò lieto di rispondere alle tue domande. Per adesso, buona giornata. Che simpatia. C'è qualcosa della tipologia dell'auto di pesca? Naturalmente, Prestoncino diventerà il re dell'acqua minerale. Ha già iniziato a costruire il suo impero. Un impero? Vuol dire che possiede già diverse fabbriche? Sì, ma sto cercando di costruire un'altra proprio sopra la fonte. Vuole trovare la montagna elevata dove scaturisce l'acqua cristallina. Per esempio, questa? Potrebbe essere, ho scontato che Preston tiene tutti i documenti alle proprietà della sua auto. L'ho già sentita questa cosa. Non è che c'è una specie di... Vabbè. Vediamo cosa ne pensa di tutto. Niente. Mi sa che dovremmo occuparci di scalare di nuovo e controllare le telecamere di sicurezza. Mother of God. Salta, salta, salta. E non voglio perdere ora. Ok. Telecamere a noi. Che non so manco dove sono, quindi... Bene. Eccole qua. Facciamo la hacker per la seconda volta. Cavolo, è noioso. Con questa avremo un'altra prova, bene. Sembra familiare. Il film mostra qualcuno che distrugge una vasca con una mazza da baseball. Ma non è Paul, sembra un altro Yeti. Quindi sì, dobbiamo dire a Preston no. Cioè no, cioè sì, cioè non mi ricordo. Vediamo cosa ne pensa di nuovo questa tipa. Rosalyn? Sì, no, ancora le... Va bene. Lui? Niente. Ok. Un po' noioso questo caso, devo dire. Sembra che qui ci siano due diverse file di orme di Yeti. Una di Paul, ma l'altra chi l'ha lasciata? E vai, un altro per Preston. Ci voleva. Mi sa che dobbiamo analizzare la zona. Ci sono altri Yeti sulla montagna? Altri Yeti? No, non credo. Non li ho mai visti. Ho raccolto delle prove che risulta che tu potessi essere l'unico Yeti a queste parti. Davvero, è molto eccitante, anche un po' inquietante. Beh, sto ancora cercando di capire che succede, ma non ho mai visto un altro Yeti? No, però mi ricorda... No, però ricorda di aggiornarmi. Mi piacerebbe sapere se ho un vicino. Già, sarebbe bello. Avere un coetaneo Yeti. Sai che non abbiamo più niente. Ancora? Mi confermi che è stato Paul a rapirti? Sì, certamente, ma perché? Beh, ora sembra che potesse esserci più di uno Yeti. Più Yeti? Sapevo che correva una grande forza per devastare lo chalet in quel modo. Hai visto gli altri Yeti quando Paul ti ha preso? Sì, ora che ci penso c'erano tantissimi Yeti nella caverna.
Tantissimi Yeti, ne dubito. Grazie alla collaborazione. Va bene, andiamo a controllare. Oppure parliamo con questo? Magari ci dice qualcosa, chi lo sa. Hai mai visto queste parti un secondo Yeti? Un secondo Yeti? Santo cielo, no, esiste davvero? Sto iniziando a sospettare che in questo caso uno Yeti non basti. Un secondo Yeti? Immagina le possibilità. Potrei finalmente inaugurare la linea di abbigliamento Io sto con lo Yeti, che ho sempre sognato. Cerchiamo di non correre troppo. Non so neppure se l'altro Yeti esiste davvero. Infatti non esiste. Sei tu, Paul, lo Yeti numero 2, falso. Sì, lo so, è uno spoiler, ma non mi interessa niente. Mi sa che ci tocca andare a cercare prove altrove. Non siamo sicuri che abbiamo controllato tutto? Credo che ci sia un secondo Yeti. Ci conviene trovarlo e metterlo subito agli arresti. Come fai a sapere che ho fatto qualcosa di male? Tutti i bravi analisti sanno che i criminali lavorano a coppie. Oppure la scuola per agenti speciali non ve lo insegnano? Ci insegnano a essere pazienti e non saltare alle conclusioni prima di avere tutte le prove necessarie. Beh, allora pazienza finché non troverai il resto del secondo Yeti. Grazie del tuo supporto, agente Marshall. Marshall, the fuck? Devo trovare un modo per entrare nella capanna. Già. Mi sembra proprio che ci sia qualcuno qua. Oh, dal camino, vai. Tutto questo ghiaccio mi impedisce di entrare nel comignolo. E noi lo rompiamo con il nostro pro di piede di porco. Cioè, il nostro piede di porco è una cosa sensazionale. Bene, ora posso entrare. Ciao, sono Babbo Dani. Scendo giù dal camino. E se si fa male? La campana sembra deserta. Dove ha proseguito lo Yeti? Qua. La botola è bloccata. Forse posso aprire con uno dei miei attrezzi. Che dici del piede di porco? Ma prima analizziamo la zona, come al solito. Niente, nessun tesoro. Miniera abbandonata. Yeah, 2D. Ok. Brrr. Sento freddo. Ok, qua non possiamo passare. E allora di qua. Sali. Donkey Kong. Per NES. Analizziamo, non sia mai. Magari dimentico qualcosa per strada. Può darsi. Forse i sacchi di cemento vengono usati per tamponare le pareti della miniera man mano che si aprono le gallerie. Così si impedisce che crollino. Tutto qua? Speravo in meglio, guarda. Il carrello è pieno di sale. Si vede che i minatori lo spargono a terra per far scegliere la neve e il ghiaccio.
Ai ai ai. Salta. Scala. Sembra davvero Donkey Kong per il primo. Il primo Donkey Kong per NES. Un'altra capanna? Chissà cosa ci faceva lo sconosciuto qui. Un costume da Yeti. Un costume da Yeti. Qualcuno può averlo usato per lasciare finte orme di Yeti. Stanno forse cercando di incastrare Paul. Dovrei riferire la mia scoperta all'agente Rosalind. Ma questo lo faremo nella prossima parte. Infatti nella prossima parte ci troveremo direttamente. Wow. Ah, è questa la capanna secondaria. Nella prossima parte ci troveremo da Evelyn. Da Evelyn, vabbè, abbiamo capito, da Rosalind. E risolveremo il caso. Quindi ci vediamo alla prossima con My Sims Agents. Bye bye.